Rinascente non cambia idea. Il boom di vendite per le prime giornate di saldi, che aveva convinto il gruppo ad assumere altri 24 interinali per far fronte alla febbre che ha portato ad un vero assalto al mega store di Piazza Garibaldi a Padova, non ha cambiato l'orientamento della proprietà, da poco passata al colosso thailandese Central Group. Il 16 febbraio si profila quindi la chiusura del mega store del lusso, che fino ad allora proseguirà nella svendita al 50% ed oltre di tutta la merce. A nulla è servito anche il tentativo in extremis di un incontro in regione con l'assessore al lavoro Elena Donazzan, affiancata dall'unità di crisi e dalla direzione del lavoro. La rappresentanza aziendale del polo del lusso e i rappresentanti sindacali dei dipendenti dello store padovano hanno discusso, anche assieme ai rappresentanti dell'amministrazione provinciale e comunale di Padova, il futuro dei 39 dipendenti dell'unica filiale del nord-est. Ma la volontà aziendale è chiara ed inequivocabile: chiudere la filiale di Padova. Affitto troppo alto, si parla di 100.000 euro l'anno, e cali nelle vendite nell'ultimo decennio sono all'origine della decisione. All'orizzonte sembra già essersi presentato un nuovo gruppo interessato ad occupare l'immobile che si affaccia sul listone di Padova, la zona pedonale della città, disposto a pagare un affitto anche più alto pur di accaparrarsi il grande palazzo. La Regione Veneto ha invitato i rappresentanti di Rinascente e anche le organizzazioni sindacali a continuare comunque il confronto, soprattutto per definire una rapida e sicura ricollocazione dei 39 dipendenti che in questi anni hanno maturato una solida professionalità ed alti profili di competenza. L'assessore Donazzan ha preso atto della scelta di chiudere il polo di vendita nordestino e ha sollecitato le parti a non interrompere l'interlocuzione, assicurando la piena disponibilità delle strutture dell'assessorato a promuovere eventuali ulteriori momenti di confronto. I lavoratori, quasi tutte donne e mamme con un'età media di 45 anni, per ora hanno soltanto davanti a sé la proposta di essere ricollocati nelle altre sedi italiane del gruppo, divise tra Roma e Milano, o Torino, Monza, Firenze, Cagliari, Palermo e Catania.